Ma quindi, chi è sto saracco? Date il nome alla via. È nato qui. Ha dato il nome alla scuola. Era un illustre bistagnese. Era l'ultimo del suo casato. Giuseppe Saracco, presidente del Senato. Senatore. Segretario alle finanze. Commissario governativo per la vendita dei beni demaniali. Presidente della provincia di Alessandria. Consigliere della provincia di Alessandria. Presidente della Banca Popolare di Acqua. Consigliere comunale di Bistagno. Deputato Subalpino. Presidente del Consorzio Agrario. Presidente del Consorzio Strada di Valboarmida. Sindaco di Acqui. Consigliere comunale di Acqui. Ministro dei Lavori Pubblici. Sottosegretario di Stato ai Lavori Pubblici. Padre e marito. Giuseppe Saracco, una politica per il territorio. Ricordiamo le varie riforme e le opere pubbliche che poterono essere realizzate grazie a Saracco. La ferrovia Acqui-Alessandria, la stazione di Bistagno, la bollente, i portici Saracco, la ristrutturazione dell'ospedale, la fondazione dell'asilo infantile e delle scuole Saracco, solo per citare alcune delle importanti opere realizzate grazie a Saracco e alla sua politica. Saracco e Monteverde, due grandi bistagnesi a Roma, due senatori di un'epoca nella quale loro sono state delle eccellenze nel campo della politica, della finanza e dell'arte. Quando vogliamo ricordare i loro punti di contatto, le occasioni in cui c'è stata una qualche collaborazione, dovremmo un po' rifarci a degli aneddoti. Uno è quello della statua a Vittorio Emanuele II che la città di Acqui voleva e che magari Monteverde avrebbe potuto realizzare, ma ne hanno trovata una già in una fonderia che costava molto poco. Saracco economo la volle, Monteverde finì di dire ma sì che va bene anche se non è somigliante al re e fu acquistata ad Acqui. Per Bistagno avere la Gipsoteca Monteverde, dove sono custodite le opere dello scultore e un politico storico come Saracco, è un valore aggiunto. Due bistagnesi famosi in tutta Italia, anche a livello internazionale, sono parte della nostra storia e l'intenzione dell'amministrazione è valorizzare sempre i nostri bistagnesi doc, specialmente anche con l'aiuto delle scuole, farli conoscere anche ai ragazzi del mondo della scuola per far capire l'importanza di avere due compaesani di questo livello. I Sanssouci di Augusto Monti sono un ampio affresco della vita della Valle Bormida a cavallo tra la metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e la figura di Saracco emerge prepotentemente, non sempre in una luce completamente positiva, proprio perché la figura a lui alternativa, il papà di Augusto Monti, Bartolomeo Monti, aveva mille motivi per opporsi a Saracco.
Il progetto ha avuto una variante. La stazione, centro, scambi, incroci, non sarà più a Ponti, ma a Bistagno. Bistagno. E la via ferrata non correrà più oltre Ponti, sulla destra di Bormida, ma a Monte di Bistagno, apposta per raggiungere quell'abitato. Il lavoro di Saracco, il Bistagnino. Quel Saracco, 7 milioni per dare a Bistagno la stazione sull'uscio di casa. Miserabili. E l'Italia se l'ha fatta per questo. La linea Sinizza-Acqui l'aveva fatta fare il senator Saracco. E papà di Saracco era stato nemico irreconciliato. Servirsi di quella linea sarebbe stato un andare a Canossa. Quella soddisfazione a Saracco papà non l'avrebbe data mai né lui né all'ombra di lui. Sai che Saracco deve essere nato sotto una ben felice stella per terminare la peccaminosa sua vita con una donna come quella che sta per prendere? È una ragazza che nacque con l'aggettivo del sacrificio. Rifiuto già una quantità di domande. Come il Saracco abbia fatto a vincere la sua ritrosia al matrimonio non so. Me ne aveva scritto qualche giorno prima che venisse. Credevo fosse ancora segreta o dubbia. Ma ora mi annuncia che si sposano il 18 novembre. Tu possiedi quel pregio rarissimo di versare sulla carta e dipingere al vero i sentimenti del cuore e le pulsazioni dell'animo. Ora, tu lo sai, nessuno più di me è in grado di apprezzare le tue qualità di mente e di cuore, ma la natura del mio ingegno è meno atta a camminare sulle tue orme e mi sento impotente ad imitarti. Buon per me che tu conosci ugualmente i miei pensieri e che tu mi giudichi ugualmente qual sono e non qual ti appaio. Mentre scrivo, Francesco mi ronza intorno, sempre smanioso di levarmi la penna di mano perché vorrebbe scriverti egli stesso. È un desiderio costante che rassomiglia ad una smania, tant'è che mi impedisce di adoperare la penna. Gli vo dicendo che scrivo a mamma per dire che Cesco è cattivo ed egli mi risponde Cesco bravo bravino. Ora poi scrivo con Cesco sulle ginocchia, già che egli mi ha detto di fargli il piacere di prenderlo con me. Purtroppo devo confessarvi sinceramente che i miei malesseri sono in via d'aumento, anziché no. Si mette tutto alle spalle delle miliari, ma ne ho pochissime. Non so più dove appoggiare le ossa. Sto male in letto e peggio alzata. La tosse non mi lascia tregua la notte. Compatitemi, ma io non vi posso dire che la più schietta verità. E tremo, accorgendomi come anche il morale non mi sostenga più. Aspetto Olimpia con una contentezza indefinita. Saracco mi fece fare una molle couche ed oggi andrò a Genova a commissionarmi un materasso dei migliori. Abbiate pazienza, rattristitevi il men che potete e prendetevi con Olimpia e papà tutto l'affetto della vostra Virginia. Non mi esce di mente il tuo viso così desolato, il tuo scoraggiamento così profondo. Penso alla tua solitudine troppo assoluta e mi struggo di non poter far nulla per aiutarti a sollevare il morale e temperare un pessimismo che supera le tue miserie. Quest'inverno avrò gli agi di una casa riscaldata, amareggiati dal pensiero di te, poveretto, mesto e muto in camere fredde e silenziose. Sarà un disastro di aver rinunziato a Roma. Fino al XIX secolo due persone su 10 sapevano leggere, ma molti bambini già dai 12 anni andavano a lavorare. Oggi molti di noi studiano fino alla maggiore età e molti vogliono andare anche all'università. Ai tuoi tempi i bambini giocavano a rincorrersi e a nascondersi. Anche noi, ma guardiamo anche i social. Nelle sere d'inverno vi riunivate tutti quanti nella stalla più grande della borgata. Oggi ciascuno di noi sta a casa sua a guardare la TV. Ai tuoi tempi c'era il colera. Ai nostri il Covid. Questo non si può fare!
stato re d'Italia per un giorno e lui era solito dire che 2 più 2 fa 4. Infatti ad Acquiterme, nei giardini, forse vicino al liceo classico, e se guardate la statua, lui ha le mani, chi gli ha fatto la statua ha fatto 2 più 2 fa 4 e quindi ha le mani incrociate con le due dita della mano, l'indice e il medio, indice e medio, che fanno 2 più 2, 4. Tac, azione! Vi ha fatto vincere la sua ritrosia. Riunivate tutti quanti nella stalla più grande della moliera. Così, esatto, intervallata da...